ora prendete il mio video di ieri su Doncic e i Mavs e confermatelo. Non posso considerare il massacro di ieri ai danni dei Clippers come standard Mavs. Chiunque sano di mente può valutare la partita di ieri come un caso isolato all'interno di una stagione anomala, in orari anomali, senza pubblico e senza Leonard. Detto questo, è record, signori. Un record che durava dal 2 novembre 1991, anno in cui i Golden State Warriors di Chris Mullin, Tim Hardaway e Sarunas Marchulionis chiusero il primo tempo 88-41 con 47 punti di vantaggio contro i malcapitati Sacramento Kings di Spud Webb. Sì, proprio di quello Spud Webb, campione della gara di schiacciate dall'alto dei suoi 168 cm per 60 kg. La partita all'epoca terminò 153-91, più 62 per quella che a tutti gli effetti fu una delle prime squadre dal pace altissimo in NBA, che peraltro concluse la gara con 1 su 5 complessivo da 3 punti. Per dire quanto i tempi siano cambiati e per dire quanto Marchulionis, che chiuse con 27 punti, 6 assist ed 11 su 12 ai liberi, tra l'altro ai più giovani totalmente sconosciuto, abbia spalancato ancor di più la porta a future generazioni di europei. Il link al box score lo trovate comunque in descrizione. Ma torniamo ai giorni nostri. Per una squadra che si definisce contender, prendere una scoppola del genere è comunque una botta non da poco. La sola assenza di Kawhi non può giustificare 48 minuti giocati senza il minimo di amor proprio, senza nessuno che provasse a far girare la ruota, senza nessuno che anche preso dalla frustrazione picchiasse gli avversari. Sarà un caso, e visto il karma suscitato dal precedente video, sono sicuro che i Clippers chiuderanno 71-1 la regular season, ma quello che si è visto ieri sera non può essere cancellato e può avere due conseguenze. 1. I Clippers si svegliano ed una cosa del genere non accade più. Kawhi rinnova. 2. I Clippers continuano così ed una cosa del genere può riaccadere da un momento all'altro, playoff compresi. Conseguenza, Kawhi se ne va altrove. E viste le dichiarazioni di Paul George post partita, direi che l'opzione 2 è al momento quella più plausibile. Ma ditemi la vostra. Parliamo ora di chi è dal lato giusto del record, ovvero quei Mavs che nel video di ieri avevo tanto criticato, o meglio, il supporting cast dei Mavs. Luca termina con 8 su 18 e 0 su 5 dall'arco per 24, 9 rimbalzi, 8 assist finali. Ma tolto lui, gli altri del quintetto base chiudono con percentuali fantasmagoriche. 18 su 32 dal campo e 10 su 20 da 3. Impensabile. Ora, come abbiano fatto i Warriors nel 91 a chiudere a 153 punti con 1 su 5 finale da 3, lo sa solo Iddio, ma andiamo oltre. L'anno scorso i Mavs, statistiche alla mano, erano il miglior attacco della NBA. Non è quindi una sorpresa la loro qualità offensiva, mancata un pelino nelle prime due gare e basata sulla stella slovena. Ma una statistica balza all'occhio in queste prime tre gare. Sono 29esimi per numero di assist per partita. Ok al gioco Luca-centrico, ma urge ogni tanto qualcosina di diverso. I dubbi permangono però sulla metà campo difensiva, dove malgrado la trionfale cavalcata sul cadavere dei Clippers, manca un vero difensore interno e gestore della difesa. Ad ulteriore conferma di ciò che vado dicendo, le impietose statistiche. I Mavs sono 30esimi per numero di stoppate a partita, solo 1.7 di media di squadra, e 27esimi per numero di rimbalzi. Tradotto, manca un big man sotto canestro, un lungo specialista, insomma, avete capito. Non essendoci però nessuno al momento disponibile, la mia personale scelta ricadrebbe su Miles Turner. In estate, in rotta coi Pacers, è perennemente talento inesploso in quel di Indianapolis. Tiratore affidabile, il che non sarebbe male per l'attacco dei Mavs, e difensore d'area e rimbalzista di spessore. A mio parere il giocatore tecnicamente ideale per il sistema di coach Jim Carrey e Rick Carlisle. Ma
chi potrebbero dare in cambio? Ditemi che ne pensate qui nei commenti. Mettete un bel like se vi va ed iscrivetevi al canale per supportare il mio lavoro. A presto, il Franz.